A Wall Street il mercato orso in questo 2022 sta avendo la meglio, ma dopo una flessione di quasi 30 punti percentuali è l'ora di comprare o di vendere. Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Contrariamente a, insomma, quale solitamente è il mio approccio, ma sintomatico del fatto che, a mio avviso, la mia view è che abbiamo un po' terminato, potremmo aver terminato il momento delle discese, anche la quinta carta è la quarta carta rialzista di questa mia... E quindi qua è da misurarti la febbre, un'altra carta verde, davvero pioggia, fulmini, tuoni, grandine forse anche. Quarta carta, effettivamente, quarta carta è sul Nasdaq. Siamo in diretta da circa un'ora. Lo avevo detto che secondo me facevamo fatica a stazionare su questi livelli. Effettivamente, dopo l'apertura in America scambiavamo a meno 4 di Nasdaq, abbiamo di fatto dimezzato le perdite, scambiamo a meno 2,08, praticamente abbiamo messo alle spalle 200 punti dai minimi, quindi già ci stiamo allontanando un pochino. E un po', ecco, questa era la mia view anche per la giornata di oggi. Ora, in linea generale, secondo me questo è un movimento che potrebbe riandare tranquillamente a ritestare i 13.000 punti. E è un qualcosa che in realtà è una mia convinzione già da qualche giorno, anche se le candele che ci stiamo mettendo dietro non sono certamente in questa direzione. Però ecco, la mia strategia, parlando un po' di numeri, è un ingresso a 12.000 punti, quindi per livelli superiori a 12.000 punti. Ovviamente adesso siamo un po' in ritardo, scambiamo a 11.700, lo stavamo vedendo, con un target a 12.850, leggermente un po' più basso rispetto a quei 13.000 che ho indicato, e uno stop a 11.460, che dovrebbe essere un minimo precedente che nemmeno la candela di oggi è andata un po' a testare. Quindi secondo me quell'area potremmo non violarla prima di fare questo movimento. Vediamo se avrò ragione. Comunque, anche in ambito di trade-off rischio-rendimento, paghiamo non più di 540 punti per 850 punti di gain. Quindi anche qui mi sembra abbastanza equilibrata come tipologia d'approccio. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.